Federico, è la prima volta in stagione quest'anno che la più cade due volte consecutivamente. L'ha fatto questa sera la Siena Form contro la Tezzanis Verona. Adesso il discorso promozione delle ultime speranze sono legate alla gara 4. Da dove si riparte? Dobbiamo semplicemente resettare, rivedere gli errori che abbiamo fatto, sicuramente ce ne sono stati, però la serie non è finita, quindi dobbiamo restare positivi e affrontare gara 4 sereni con la fiducia che ci ha contraddistinto durante tutto l'anno. Anche in una gara molto complicata come questa siete comunque rimasti in partita quasi fino alla fine. E quindi quali sono gli errori da evitare nella prossima sfida? Dobbiamo cercare di avere un po' più fluidità in attacco, loro ci stanno mettendo molto in difficoltà con la loro ottima difesa, quindi sicuramente merito anche loro, e dobbiamo pareggiare la loro intensità, a maggior ragione fuori casa, dove sicuramente il pubblico li aiuta ad aumentare questa cosa. Da te cosa dobbiamo attenderci? Darò il 101% come ho sempre dato da quando sono qui a Udine, quindi lo farò io come tutti gli altri tra due giorni per tornare a Udine, perché ci crediamo e abbiamo tutto per farlo.